Raga, ho in mano un Date Just e lo sto sfregiando con una lima. Sono un assassino. Nice. Raga, ho costruito il mio orologio dei sogni comprando solo parti su AliExpress e spendendo circa 100 euro. Adesso vi spiego bene. Su questa famosa piattaforma cinese è possibile comprare separatamente tutte le parti che vanno a comporre un orologio e cimentarvi nella costruzione di esso. Nel mio caso, però, oltre che costruirlo, voglio un po' customizzarlo. Io sono sempre stato affascinato da una cosa: gli occhiali di Casey Neistat. Non so se avete presente Casey, che è questo famosissimo youtuber americano, va in giro con questi occhiali dei Ray-Ban Wayfarer customizzati e che raccontano anche una storia, perché essendo con la montatura nera hanno delle incrostazioni bianche che non sono fatte a caso, o meglio sì, le ha replicate lui con della vernice, ma ricordano quella volta che lui ha fatto un importante lavoro in un deserto di sale e tutto il sale si è incrostato attorno alle lenti. Vabbè, è una storia molto affascinante, se volete vi linko il video in descrizione così potete andarvelo a vedere, ma io vorrò prendere ispirazione da quello. Quindi generalmente penso che sia una cosa universale, per fare un orologio servono delle parti base. La prima è il cinturino, poi abbiamo la cassa, quadrante, ah no, sì, e il movimento. E poi abbiamo anche delle lancette. Io ho preso tutti i pezzi separati, li ho acquistati sui vari store in modo da poterlo fare proprio custom come voglio io. Ok, ho preso un bracciale Oyster che diciamo emula quello di Rolex. Molto bello, classico diciamo, ovviamente no brand, senza loghetti, senza la coroncina. Come cassa ho preso questa che replica quella di un Datejust o di un Milgauss. Anche questa molto carina, ce la forniscono in un packaging, insomma, che la tiene ben isolata, difatti è arrivata dalla Cina senza subire alcun urto o alcuna conseguenza, ottimo. Per il quadrante mi sono giocato una mossa, una chicca, perché ho preso un quadrante, diciamo, particolare che replica quello di un orologio abbastanza raro che c'è nel mercato ed è questo qui. Attenzione, deve essere delicato. Who cares? I'm already late. Non ci sono le ore scritte, ci sono tutti i numeretti franati, diciamo, sotto e dice chi se ne frega, sono già in ritardo. Non è il mio stile di vita, ma mi piaceva, quindi ho deciso di acquistarlo. Madonna che mi cade, rimettiamolo via. Lancette, ho preso delle lancette blu elettrico che si intonano perfettamente, dove siamo? Eccoci qua, che si intonano perfettamente con i numeretti blu nel quadrante. E poi ho aggiunto una chicca che è la lancetta dei secondi fatta a fulmine, come quella del Rolex Milgauss. Movimento, ho scelto un Seiko, un NH35A. Per fare questo orologio ho pure dovuto farmi una piccola cultura di orologi. Mi dicono sia un movimento abbastanza affidabile, quindi siamo in bomba. Partiamo. Tra le varie cose ho dovuto anche comprare questo kit. La cosa bella sono questi piccoli goldoncini da dita che ora dovrò indossare. Ok. Oddio. Ma che è? Ok. Sono pronto per fare esami della prostata. Abbiamo il nostro movimento. Sono le parti che si muovono all'interno, stra figo, nel quale dobbiamo andare ad installare le lancette. So come si fa? Assolutamente no. Apriamo. What? No, l'ho già stuprata. Cioè, ho già fatto una merda. Eccoci qua, sono Giamma del futuro che sta montando il video. Mi sono appena accorto che dei file si sono corrotti, quindi vi farò un piccolo spoiler. Il montaggio è andato abbastanza bene, anche se ho avuto un sacco di difficoltà, tipo ho rovinato la lancetta dei secondi, ora l'orologio è senza. Ho avuto un sacco di casini, ma siccome a nessuno di noi ce ne frega proprio perfettamente di come è stato assemblato l'orologio,
vi anticipo, non è così semplice. Andiamo subito alla fase di personalizzazione, che è sicuramente la parte più interessante di questo video. Come vi accennavo all'inizio, vorrei prendere spunto dagli occhiali di Casey e dai Ray-Ban che ho pure io, che li ho fatti molto simili, perché questo look così nuovo e scintillante, posso dirvelo, mi fa i brividi. Quindi, nice. Do dei colpettini di acquaragia per togliere l'eccesso. Mamma mia, che spettacolo, raga, proprio come lo volevo. Proprio come lo volevo. Bellissimo. Bellissimo. E finché sono qui che cerco di trattenere le parolacce, vi parlo dello sponsor di questo video. Lo sponsor di questo video è Prozis. Prozis, che sicuramente conoscerete, è uno dei più famosi e più popolari integratori, anzi produttori di integratori, abbigliamento sportivo, supplementi, proteine, qualsiasi cosa che riguarda la palestra, raga, lì la trovate. E ovviamente, usando i loro prodotti da un sacco di tempo, posso assicurarvi che sono tra i migliori. Non posso dire i migliori perché non ne ho provati altri, ma mi trovo veramente benissimo. Se volete avere uno sconto copioso sul loro sito e un sacco di altri omaggi, utilizzate il codice GIAMMI10 in fase di checkout. E ora farò lo stesso trattamento alla cassa, con l'accortezza però di mascherare il vetro anteriore. Mamma mia, raga, è veramente un sogno che si avvera, perché avrei sempre voluto customizzare un orologio così, però capite che con un Milgauss o un Datejust da 7, 8, 10, 5, non so quanti mila euro, sarebbe stato un po' difficile. poco sostenibile, ma i sogni vanno rincorsi, magari un giorno lo farò. L'avrò già strisciato a morte solo con la lama del bisturi, ma va bene lo stesso! Bah, perfetto, è l'imperfezione che farà questo orologio perfetto. Diciamo che l'opera di distruzione è abbastanza buona, ci sono segni consistenti, oserei dire, lungo tutta la superficie, forse qua ce ne sono pochi. Con la stessa salviettina di prima andiamo a togliere gli eccessi e a dare quell'effetto un po' così, in modo che rimanga lo sporco all'interno dei solchi che abbiamo fatto con la lima, nelle pieghette, ma non troppo. Raga, io mi sono veramente innamorato di questo orologio. La cosa bella è che ha una storia da raccontare, cioè, cazzo, l'ho fatto io. Raga, siamo arrivati a questo momento sacro in cui vado a togliere la pellicolina. No, raga, io ve lo giuro, è la cosa più figa che abbia mai costruito. Ma sono gasatissimo, ma guardate che splendore, guardate, dov'è? Qua. Adesso lo monto e ve lo faccio vedere finito. Allora, raga, ho stretto il cinturino di qualche maglia. Ora andiamo ad assemblarlo con la cassa. Qui ci va inserito il pernetto, così. Ok, Gesù, Gesù, ti prego, assistimi. Gesù, grazie. Grazie a Babbo Natale e a tutti gli elfi. Allora. Un po' sonaglia, diciamo, eh? Però è
raga, ma cioè vi rendete conto di cosa ho costruito? Vediamo se segna l'ora giusta. Che ora sono? Le 11:04, le 11:04. Il problema è che prima ho regolato l'orario pensando di regolare le 9, invece ho preso le 6 come riferimento. Shhh, non lo sa nessuno. L'orario è giusto. È stupendo, raga. Io ve lo giuro. Cioè, sembra uscito da Fukushima. Proprio in stile Fallout. Incredibile. Raga, non so se vi rendete conto, ma ho costruito un orologio. Adesso io vorrei... Aspetta che dezoomo così capite... che porcile che c'è qui sopra. Manca la lancetta dei secondi. È stato un disastro complessivamente, ma è costruito come l'avrei voluto. Cioè, vabbè, i secondi li avrei voluti, devo dire la verità, ma il fatto di averlo così, guardate com'è custom, guardate. Aspetta che zoom di nuovo. Opetela. Cioè, è o non è stupendo? Ovvio che se lo avessi potuto customizzare così su un vero Rolex, Milgauss o Datejust, sarebbe stato molto più figo. Mi accontento. 112 euro in tutto su AliExpress, è stata un'avventura. Allora, devo essere sincero, io sono maldestro, ho poca pazienza, quindi sicuramente ho fatto più fatica di voi. Vi linko tutti i prodotti giù nella descrizione, così se volete cimentarvi pure voi, la strada è spianata. E che dire, spero di aver potuto intrattenere a sufficienza, perché per me sono state 3 ore, perché ci ho messo letteralmente 3 ore molto intense. Ora devo farmi una bella tisana e mettermi a leggere un libro per rilassarmi. Grazie per aver seguito il video, al prossimo.